due giorni per scoprire le meraviglie del nostro paese. Palazzi, castelli, chiese, giardini, conventi, aree archeologiche, teatri e tanto altro ancora. Eccezionalmente a disposizione del pubblico sabato 27 e domenica 28 marzo. 590 siti particolari, spesso inaccessibili e segreti, aperti in via del tutto straordinaria in tutte le regioni italiane, in occasione della 18ª edizione della giornata FAI di primavera, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Visita a contributo libero, grazie al quale il FAI, Fondo Ambiente Italiano, difende e recupera i nostri tesori ambientali e artistici. Ad oggi sono oltre 5 milioni gli italiani che hanno già partecipato alle giornate FAI e ogni anno i partecipanti aumentano, così come i siti visitabili. Oltre 7.000 i volontari che con la loro collaborazione rendono possibile l'evento e più di 12.000 guide d'eccezione, apprendisti ciceroni, ovvero giovani studenti, che illustreranno gli aspetti storico-artistici dei monumenti. In molte città saranno possibili anche visite guidate per cittadini stranieri nella loro lingua. Itinerari, opere d'arte, luoghi storici, paesaggi e ambienti particolari, curiosità culturali. Un'opportunità per emozionarsi, godere del bello, conoscere e riscoprire i nostri tesori, il contatto con la natura. Arte, storia, tradizioni, un tuffo da non perdere nelle nostre radici e nella nostra identità.